Se anche voi giocate spesso a Red Dead Online su console PS4, potete contattarmi su uno dei miei social, sul PSN oppure nei commenti sotto un video per richiedere la richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Bella a tutti orchetti signor Orcuverde, in questo video vi mostrerò un nuovissimo super glitch per vendere lo storione di lago all'infinito, guadagnando così dollari infiniti su Red Dead Online. Super glitch funzionante su tutte le piattaforme di gioco. Prima di iniziare, come sempre, vi invito tutti quanti a seguire la playlist dei glitch di Red Dead Online, presente nelle playlist del mio canale, in quanto ci sono ancora un sacco di glitch e mani glitch ancora funzionanti che ho caricato in questi giorni e recentemente sul canale che potrebbero esservi davvero molto molto utili. Allora, orchetti, per poter eseguire questo super glitch dovete avere un amico che vi aiuta. L'amico che vi aiuta ad eseguire questo glitch in questo momento dovrà essere in un altro free roam. È molto importante. Dopodiché, voi che eseguite il glitch, dovete recarvi in questo punto preciso della mappa, a Blackwater. Quando vi sarete recati in questo punto della mappa, dovete equipaggiare la canna da pesca, selezionare un'esca e poi pescare uno storione di lago. Quando avete pescato lo storione di lago, dovete premere il tasto X barra A per tenerlo. Poi dovete caricare lo storione di lago dietro al proprio cavallo. Poi dovete salire sul proprio cavallo e col cavallo dovete recarvi dove c'è il macellaio di Blackwater e posizionare il proprio cavallo in questo punto preciso dove state vedendo in questo momento nel video, così da incastrare il proprio cavallo tra il macellaio e il carro. E una volta fatto ciò, dovete premere il tasto triangolo barra Y per continuare a scendere e salire sul proprio cavallo. E facendo questo, il proprio personaggio dovrà teletrasportarsi quando scenderà e salirà sul proprio cavallo senza fare l'animazione. Se il proprio personaggio farà l'animazione quando scenderà e salirà sul proprio cavallo, vuol dire che dovete posizionare meglio il proprio cavallo, incastrandolo tra il macellaio e il carro. A questo punto dovete scendere dal proprio cavallo e quando sarete scesi dovete premere la freccia sinistra per aprire il menu del giocatore, poi andare su giocatori, poi premere il tasto R1 barra RB per spostarvi nella categoria amici, poi inviare l'invito alla sessione all'amico che vi sta aiutando ad eseguire il glitch e il vostro amico dovrà accettare l'invito per unirsi. È molto importante, orchetti, dovete per forza invitare il vostro amico tramite l'invito alla sessione di Red Dead Online, altrimenti il glitch non funzionerà. Quando il vostro amico si sarà unito in free roam con voi, voi che eseguite il glitch col proprio personaggio dovete posizionarvi dietro al proprio cavallo e il vostro amico con il suo personaggio dovrà recarsi davanti al macellaio a piedi e rimanere fermo così per tutto il tempo. È davvero molto importante. A questo punto, orchetti, voi che eseguite il glitch, dovete premere la freccia sinistra per aprire il menu del giocatore, poi dovete andare su Opzioni Online e a questo punto dovete premere e tenere premuto il tasto X barra A per rientrare e appena in basso a destra comparirà l'opzione Rientra, velocemente dovete premere e tenere premuto il tasto X barra A per rientrare più velocemente. È davvero molto importante, altrimenti il glitch non funzionerà. Quando sarete spawnati, col proprio personaggio dovete recarvi dietro al proprio cavallo. A questo punto dovete sollevare e poi caricare nuovamente sul cavallo lo storione di lago. Poi dovete recarvi dal macellaio. Vendere lo storione di lago, poi uscire dal macellaio e se tutto avrà funzionato correttamente, lo storione di lago sarà ancora presente dietro al proprio cavallo. E a questo punto, orchetti, dovete sollevare e poi caricare nuovamente lo storione di lago sul cavallo, poi recarvi dal macellaio, vendere lo storione di lago e uscire dal macellaio.
Puoi sollevare e caricare sul cavallo lo storione di lago e continuare ad eseguire questo procedimento per continuare a vendere lo storione di lago all'infinito, guadagnando $7,25 per ogni storione di lago che venderete. Purtroppo, l'amico che vi sta aiutando ad eseguire il glitch dovrà continuamente rimanere fermo col suo personaggio davanti al macellaio, altrimenti il money glitch smetterà di funzionare, non facendovi più vendere lo storione di lago. Davvero un super money glitch molto semplice e veloce da eseguire? E niente orchetti, appena questo money glitch non funzionerà più, come sempre scriverò subito facciato nel titolo del video per avvisarvi. Quindi niente orchetti, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, commentate e condividete. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per diventare un orchetto. Se siete su PS4 vi invito ad entrare nella mia community, OrcuVerdeGamer tra parentesi YT. Sempre scritto nella descrizione di ogni video, così come anche tutti i link dei miei social dove vi invito a seguirmi. E da OrcuVerde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!